quando i dirigenti, i delegati, i lavoratori hanno manifestato, hanno subito la repressione di quel dissenso e sono anche arrivate dopo anni delle condanne per quell'azione di manifestazione contro Marta Collò, portavoce nazionale di Potere al Popolo, e i dirigenti dell'USB della Federazione Bolognese. Abbiamo assistito a questa repressione nelle cariche della polizia contro i giovani, gli studenti che hanno manifestato per il diritto allo studio, per il diritto a non lavorare durante lo studio. Hanno manifestato perché alcuni loro compagni sono morti nell'alternanza scuola-lavoro. Sono arrivati gli arresti anche per alcuni di loro. Perquisizioni avvenute il 6 aprile scorso nella sede nazionale dell'Unione Sindacale di Base, dove è stata ritrovata un'arma a colpo sicuro, quasi una sceneggiata. Nelle tante pagine che ieri sono state scritte dagli organi di stampa, dopo le misure cautelari che hanno raggiunto i dirigenti sindacali, abbiamo letto le accuse, diversi atti criminali. Atti criminosi come l'associazione a delinquere, che noi invece leggiamo come associazione sindacale, azioni ai fini estorsivi, noi la chiamiamo contrattazione aziendale, non fini estorsivi. Si legge che questi criminali, sindacalisti criminali, avrebbero cercato di ottenere condizioni di miglior favore rispetto alla contrattazione nazionale collettiva. Non si capisce quale tipo di reato sia contestato. Quindi ottenere condizioni di miglior favore oggi viene criminalizzato. Quindi siamo davvero di fronte a una sorta di teorema criminale costruito ad arte. L'insieme di queste attività criminose noi lo traduciamo in attività sindacale. Si sta cercando di criminalizzare quello che è la prerogativa di ogni sindacato. Si punisce chi manifesta e chi lotta per la difesa dei diritti dei lavoratori, per la garanzia delle tutele e si consente però ancora oggi, senza punirli, di morire sui luoghi di lavoro, di morire sui cantieri, di morire nelle fabbriche, di morire nelle campagne. Si consente di sfruttare i lavoratori, di mettere costantemente a rischio la loro salute. Per loro però non ci sono provvedimenti, per loro non ci sono punizioni, per loro ci sono indagini che vengono archiviate, c'è la prescrizione. Invece per chi lotta ci sono delle condanne, anche immediate. Oggi essere qui è fondamentale, essere in piazza a proclamare questo sciopero nazionale del settore della logistica è importante per lanciare un messaggio chiaro a chi sta cercando di scoraggiarci, a chi vuole intimidirci, a chi vuole fermare la nostra azione. Il messaggio che oggi noi qui lanciamo è molto semplice. Noi non faremo un passo indietro, non indietreggiamo. Siamo pronti a lottare e sarà un autunno caldo. Piena solidarietà ai dirigenti e ai compagni raggiunti da questi provvedimenti. È ancora importante sottolineare come tutte le altre forze sindacali non abbiano mosso un dito contro questo esercizio della repressione della lotta sindacale, perché a loro va bene così. Non si deve uscire fuori dal sistema, non si deve alzare la testa. Noi dell'Unione Sindacale di Base, invece, alzeremo la testa e continueremo a lottare per la garanzia di tutti i diritti. Queste azioni di repressione ci danno solo ulteriore forza e proseguiremo nello sciopero e nella manifestazione a Piacenza di sabato prossimo. Ancora solidarietà ai dirigenti e ai compagni raggiunti da questi provvedimenti vergognosi. Grazie. Un paese dove i sindacati vengono maltrattati, perseguitati, prova la sua debolezza. E il sindacato di base è rimasto l'unico confederazione che sta mostrando quale differenza c'è fra noi e i confederali. La lotta di classe voi non lo fermerete mai. La lotta di classe andrà avanti.
Il sindacato cos'è? Il sindacato ha diritto alla rappresentanza e noi ci siamo nel luogo del conflitto, come la logistica, come il settore agricolo, come nel settore di stagionale, dei lavoratori stagionali, del precariato. Il sindacato cos'è? Il sindacato vuol dire avere diritto alla negoziazione, dove abbiamo questa opportunità di avere qua a tavolo aperto, portiamo sempre il conflitto. Dal 2016, quando è morto Abdel Salam, noi stiamo lottando per il diritto della giustizia. Però dalla morte di Abdel Salam noi non abbiamo avuto ancora giustizia, ma continuano a subire le persecuzioni dello Stato. Ormai l'USB è nel mirino del Ministero dell'Interno, nell'interruzione del ritrovamento della pistola alla sede centrale USB a Roma, dalla morte di Abdel Salam, dalla morte di Adil del Sicovas l'anno scorso e oggi dell'arresto domiciliare degli attivisti e sindacalisti USB. Questa è la prova che noi siamo in vero conflitto, in quel luogo della logistica, dove c'è lo sfruttamento di laga, infiltrazione della criminalità organizzata, i bassi salari. Le accuse quali sono? Lo sciopero. Le accuse quali sono? Occupazione. Ma il sindacato non hanno i carri armati. Il sindacato l'unico arma che hanno è scioperare. Se è possibile occupare. La contraddizione, il paradosso, in quelle possibilità che noi abbiamo, quelle due armi che noi abbiamo, veniamo anche arrestati. Questa mostra lo stato di persecuzione che c'è in questo paese. Noi continuiamo a dire, stiamo lottando su vari fronti, sul salario minimo, sulla disoccupazione giovanile, sullo sfruttamento sul lavoro, sul luogo di lavoro. Quella che noi stiamo chiedendo a questo governo, io non so neanche se Draghi ha avuto la fiducia o no, però per noi non è un governo amico. Noi, quella gente che noi rappresentiamo, siamo presenti in vari fronti. Abbiamo una situazione molto grave dei lavoratori agricoli, dei braccianti. Ormai da tempo in questo paese stiamo andando incontro ad una svolta sempre più autoritaria. Con lo scoppio della guerra e le varie ricadute di crisi che ha attraversato questo modello di sviluppo, le democrazie liberali, le democrazie dell'Occidente che si proclamano come baluardo e argine ideologico all'autoritarismo di Putin, queste democrazie si riscoprono ogni giorno più repressive, antidemocratiche e violente. E ieri mattina è stato compiuto un altro passo fondamentale di questa svolta e di questa stretta autoritaria. Con l'operazione di ieri mattina si è sancito che in questo paese la difesa dei diritti dei lavoratori è un crimine e fare attività sindacale è un reato. E ovviamente non stiamo parlando di tutti i sindacati, non stiamo parlando di CGIL, CISL e UIL che da sempre rappresentano gli interessi dei padroni e che in questi giorni di crisi di governo hanno scritto un comunicato di sostegno al governo Draghi, ad un governo antidemocratico che pure è espressione degli interessi dell'Unione Europea e di Confindustria, un presidente che nessuno ha eletto e che nessuno vuole. Ma parliamo dei sindacati conflittuali che ogni giorno organizzano il conflitto sociale e politico all'interno dei posti di lavoro e che vogliono essere una voce autorevole che possa dare dignità ai tanti lavoratori che sono in condizioni da fame, che questo governo e quei sindacati complici hanno abbandonato. A venire arrestati a seguito dell'operazione di ieri mattina sono 8 dirigenti sindacali dell'Unione Sindacale di Base e dei Sicovas della logistica. Sono stati colpiti 2 dei sindacali conflittuali che non hanno mai dato segni di concertazione con le linee del governo.
soprattutto in un settore come quello della logistica e della circolazione delle merci, che in questo stadio dell'economia capitalistica rappresenta un anello determinante della catena del valore globale. E proprio per questo l'organizzazione dei lavoratori in questo settore è ciò che fa più paura al capitale, è ciò che li fa più male, e quindi è il settore che ha il potenziale per rappresentare la punta più avanzata del conflitto sociale in questo paese. È la violenta repressione che colpisce le organizzazioni sindacali che lavorano in questo settore, lo dimostrano chiaramente. L'assassinio di Abdel Salam lo dimostra chiaramente. L'assassinio di Adil lo dimostra chiaramente. L'agire indisturbato di picchiatori fascisti, pagati dai padroni per sgominare i presidi di lavoratori davanti ai cancelli delle sedi della logistica. Le denunce arrivate che ha manifestato per la morte di Abdel Salam, fino alla più folle operazione di polizia che è avvenuta ieri mattina. Tutto questo continua a dimostrarci che è in questo settore che il capitale può soffrire, e proprio in questo settore troviamo le forme più violente di repressione, perché proprio in questo settore il capitale non è disposto a concedere niente. Ma l'operazione di ieri mattina non arriva solo in un settore economico particolare, ma anche in un momento storico estremamente particolare. La guerra in atto e l'accelerazione delle contraddizioni di questo sistema pongono la necessità di mantenere una pace sociale che è sempre più precaria. L'abbiamo visto più volte negli ultimi mesi che, parallelamente alla guerra esterna, alla guerra in Ucraina, il nostro governo sta portando avanti una guerra interna contro le organizzazioni e i movimenti conflittuali che mettono in discussione la pace sociale e la tenuta di questo sistema. E questa operazione repressiva non a caso si verifica nei confronti di organizzazioni sindacali che stanno preparando uno sciopero generale contro questo governo per il vicino autunno. Si sta delineando uno scenario molto preoccupante per chi cerca di cambiare lo stato di cose presenti in questo paese. Uno scenario in cui gli studenti che protestano contro la morte di loro colleghi in alternanza scuola-lavoro vengono prima menati e poi arrestati. Uno scenario in cui sindacati come l'USB, che bloccano con picchetti e presidi l'invio di armi verso l'Ucraina, si ritrovano le pistole nei cessi, ficcate dalla questura. È uno scenario in cui riunirsi in assemblee, organizzarsi, fare attività solidale e sociale nei quartieri e lottare per condizioni di vita migliori viene condannato come associazione a delinquere, perché questo è ciò che viene accusato al centro sociale a Scatasuna nell'assurdo processo per associazione a delinquere venuto alla ribalta in questi giorni. E allora, in questo scenario allarmante, di fronte a tutte queste prove tecniche di regime, è importante non fare passi indietro, è importante continuare a organizzarsi e rilanciare la lotta contro questo governo, contro questo modello di sviluppo. Come cambiare lotta, anche noi sabato saremo a Piacenza alla manifestazione organizzata dall'USB e dai Sicobas in risposta all'arresto dei dirigenti sindacali della logistica, perché la loro repressione non può e non deve fermarci, ma deve solo renderci più forti e determinati a rivoltare questo sistema. Anche come studenti di OSA siamo qui oggi a portare la nostra solidarietà ai sindacalisti di USB e Sicobas che sono stati arrestati all'alba di ieri. Due sindacati conflittuali che da anni costruiscono l'opposizione al governo e l'alternativa ai sindacati concertativi al servizio dei padroni. Siamo qui perché, come ha dimostrato la scorsa mobilitazione del 22 aprile, studenti e operai sono figli della stessa rabbia. Dalle scuole alle fabbriche si continua a morire sul lavoro, ma noi non ci fermeremo nemmeno davanti alla repressione e continueremo a stare al fianco dei sindacati conflittuali nelle lotte. Per Abdel Salam, per Adil, al fianco dei sindacalisti denunciati la settimana scorsa contro quella repressione che quest'autunno ha manganellato gli studenti qua a Torino, contro chi ci vuole intimidire e sfruttare. Morti sul lavoro, repressione e costo della vita crescente,
diminuzione degli spazi democratici. Tutto questo sotto il segno del governo Draghi e delle sue stampelle CGL, CISL e UIL, che addirittura lo pregano di rimanere al governo. Queste sono denunce che non cadono a caso. Infatti vanno a colpire alcuni dei dirigenti maggiormente impegnati nel settore della logistica, uno dei settori che più fa paura ai padroni e al governo, uno dei settori in cui più i veri sindacati conflittuali fanno tremare le fondamenta di questo modello basato sullo sfruttamento. Non ci farà paura la vostra repressione, non ci farà fare un passo indietro. Ci troveremo sempre più forti il 23 luglio in piazza Piacenza, anche da Torino, verso una grande mobilitazione autunnale. Buonasera a tutti, portiamo la solidarietà da parte del fronte della gioventù comunista a quello che è accaduto ieri mattina a Piacenza, il che è inaccettabile. Abbiamo visto gli arresti di ben 8 sindacalisti dei sindacati combattivi e conflittuali, che a differenza dei sindacati concertativi, che abbiamo visto svendere sempre di più i diritti dei lavoratori facendo alleanze con il governo, sono gli unici che davvero stanno portando avanti una lotta in questo paese, una lotta reale che passa dai picchetti davanti ai cancelli, davanti ai magazzini, nelle fabbriche. Il fatto che avvenga questa cosa qui, che si cerchi di creare questo teorema giudiziario per cui la lotta sindacale sia un'estorsione per i migliori diritti, è un atto gravissimo di repressione, perché cerca di rendere sempre più i sindacati paragonati a dei criminali, mentre invece i criminali, la vera associazione delinquere, si trova là dentro, si trova nei palazzi di governo, si trova in chi cerca di continuare a fare profitto sulle spalle dei lavoratori ogni giorno. E noi non ci stiamo a tutto questo, perché per i loro profitti di merda non siamo più disposti a morire. Abbiamo già visto troppi sindacalisti morire proprio a causa del conflitto con i padroni nel nostro paese. Questo teorema viene portato avanti non solo contro i sindacati di base, l'abbiamo visto negli scorsi mesi, anche gli attacchi al movimento degli disoccupati di Napoli, l'abbiamo visto l'attacco ai compagni della Scatasuna qua a Torino. Non è una casualità tutto questo, e non è un caso che tutto questo avvenga in questo periodo, in una fase in cui i venti di guerra soffiano sempre più forte, in cui il governo ha necessità di far passare delle misure anche operaie contro i lavoratori, contro le associazioni dei lavoratori, contro i movimenti combattivi in questo paese. In una situazione internazionale sempre più grave, nazionale sempre più grave, in cui il caro vita aumenta, in cui i lavoratori, le famiglie, gli studenti, i figli dei lavoratori non arrivano a fine mese, non possono permettersi un futuro dignitoso. Non è un caso che tutto questo avvenga adesso. Non possiamo farci cogliere impreparati di fronte a tutto ciò. Infatti, dai prossimi mesi è necessario portare avanti una lotta sempre più dura, ne siamo consapevoli. Non è più necessario una solidarietà solo a parole, non è necessario solo più portare un saluto in piazza, dimostrarsi solidari in questo modo. La solidarietà si deve manifestare attraverso il sostegno attivo delle lotte, dei lavoratori, dei sindacati combattivi, dei movimenti di lotta nel nostro paese. Bisogna passare per l'unità di questi settori, creare un fronte unico di classe, aggregare le forze più combattive della nostra classe sociale. Non possiamo farci cogliere impreparati, questa unità non si dimostra attraverso degli slogan vuoti e inutili, attraverso un'unità elettorale o cose di questo tipo. È un'unità che si forgia nel fuoco della lotta di classe, nel piano reale della lotta di classe, e possiamo farlo solo in questo modo qua. Quindi il mio invito è a partecipare innanzitutto alla manifestazione di questo sabato a Piacenza, che sarà un primo momento di lancio delle lotte, ma non possiamo ovviamente fermarci qui. L'autunno che viene non può che essere un autunno caldo, ed è necessario unire il fronte dei lavoratori con quello degli studenti che hanno manifestato quest'inverno contro la morte di due studenti nell'alternanza scuola lavoro. Il fronte unico di classe va costruito e non possiamo più aspettare. Avanti compagni con la lotta. Un altro atto gravissimo che ha colpito lavoratori, sindacati attivi che organizzano nei luoghi di lavoro, dentro magazzini, fabbriche, fuori dai luoghi di lavoro, nelle città, scioperi con picchetti, assemblee, presidi, occupazioni. È un attacco repressivo di prevenzione, perché quello che ci aspetta è un ulteriore aggravamento della crisi. Lo sanno meglio i padroni, lo sa meglio lo Stato,
degli stessi lavoratori. In questi ultimi mesi ci sono stati segnali importanti in termini di lotta di classe nel nulla desertico che da decenni contraddistingue non solo il nostro paese. Sempre più studenti, sempre più precari, sempre più disoccupati, sempre più lavoratori, innanzitutto operai, hanno trovato forme di aggregazione che vanno oltre la semplice frase, hanno realizzato momenti comuni di lotta, ci sono stati punti molto alti di conflitto di classe nel nostro paese, specialmente negli ultimi anni con la pandemia. Ricordiamo che i criminali ci dicevano già di esserlo quando, durante la parte più dura della pandemia, specialmente all'inizio, si sono fatti scioperi anche lunghi per chiedere di essere pagati nonostante ci fosse il rischio per la propria salute, dato che non c'erano le condizioni minime di sicurezza per andare a lavorare. Allora si diceva: se dobbiamo lavorare possiamo anche scioperare. Anche in quell'occasione ci sono stati durissimi atti repressivi da parte dello Stato. A tutt'oggi tanti militanti sindacali, tanti lavoratori hanno multe per migliaia di euro. E già prima dopo, in occasione degli scioperi più importanti, scioperi quasi sempre vittoriosi, è seguita la mannaia della repressione con denunce, fogli di via, processi, condanne. Questo non è che l'inizio, perché se tante sono le analisi sulla crisi, c'è una tesi che concorda: è sempre più grave la situazione internazionale, non soltanto perché la guerra è arrivata fin dentro l'Europa in Ucraina. C'è guerra dappertutto nel capitalismo. Il capitalismo è un sistema che va avanti come una competizione sfrenata, che produce la guerra in modo naturale. Anche per questo oggi siamo qui in piazza. E per questo pure c'è stato l'attacco repressivo, perché nel nostro paese continua ad essere maggioritaria l'opposizione alla guerra, soprattutto, innanzitutto, nella classe lavoratrice, dalla classe lavoratrice. Le organizzazioni colpite non sono ferme nel senso puro del termine, perché si muovono a partire dai luoghi di lavoro, ma si muovono anche fuori dai confini nazionali, con una prospettiva anticapitalista ed internazionalista. Ci sono stati tanti contatti con numerose realtà di lotta, non solo sindacali, in questi ultimi tempi, che proprio sulla rivendicazione di un'opposizione alla guerra da costruire, ma già in essere nella realtà, hanno trovato modalità di organizzazione che per la prima volta vanno fuori dai confini nazionali e portano avanti rivendicazioni comuni nei vari paesi. Se quindi siamo qui anche per portare avanti la rivendicazione di opposizione alla guerra, di stop all'invio di armi, di stop ai finanziamenti militari, a tutto ciò che è militarismo, a partire dalle missioni all'estero, non soltanto quindi con quello che succede in Ucraina, ma anche in Iraq, in Palestina, in Afghanistan, in Sudan, in tantissimi paesi del mondo. Questo perché noi siamo lavoratori da tutti i paesi del mondo. È bene ricordarlo che chi è stato colpito come soggetto politico è il proletariato, sono i salariati, soprattutto i lavoratori da tutti i paesi del mondo, cioè lavoratori che in questi anni, a partire dalla logistica, hanno realizzato conquiste importanti, immense, dato che intorno c'è stato pochissimo, se non a livello di lotte sociali. Conquiste di salario: l'Italia è l'unico paese in Europa in cui i salari non sono cresciuti negli ultimi 20-30 anni, ma anzi sono diminuiti del 2-3%. Conquiste in termini di riduzione dell'orario di lavoro: recentemente è stato firmato un accordo nazionale migliorativo del contratto collettivo nazionale della logistica, è la terza volta che succede. Come operai del Sicova lo chiamiamo accordo FEDIT. La FEDIT è un'associazione padronale che raccoglie i principali gruppi multinazionali della logistica, per esempio GLS, le poste britanniche, per esempio Bartolini, le poste francesi, per esempio SDA, le poste italiane. Questo accordo, che è stato firmato a seguito di una stagione di lotta imponente, ci sono state decine e decine di scioperi nei singoli magazzini, scioperi a livello territoriale, soprattutto nel nord e centro Italia, ma anche nel sud Italia, scioperi a livello nazionale che hanno bloccato qualche volta l'intera filiera nazionale di quella multinazionale e altre volte hanno fermato l'intero settore della logistica, che da solo produce circa il 12-13% del prodotto interno lordo della ricchezza del paese Italia. Questo accordo, che è stato strappato con la lotta, prevede aumenti di salario e riduzione dell'orario di lavoro, perché va a trovare dei giorni di ferie in più per i lavoratori.
delle ore di permesso in più per i lavoratori. Prevede peraltro un miglioramento delle condizioni di sicurezza dentro i magazzini, perché ci sono protocolli specifici. C'è un fondo sanitario, che non è il fondo sanitario da welfare integrativo cui ormai ci hanno abituato drogandoci sindacati confederali. È un fondo sanitario che dà miglioramenti concreti, immediati, ai lavoratori che hanno problemi di salute. Questo non solo nella logistica, succede molto spesso, perché ormai in questo sistema che è sempre più sfruttatore, dopo non pochi decenni, pochi anni, i lavoratori sono limoni spremuti e vengono buttati via, hanno gravi problematiche di salute, soprattutto per esempio alla schiena, ma ormai anche forme molto più pericolose, ci sono tanti tumori che colpiscono i lavoratori. Questo per dire che cosa significa fare sindacato di classe, che cosa significa essere sindacato conflittuale oggi in Italia. Se l'accusa è che siamo criminali, la rispediamo al mittente, perché questo è il minimo sindacale che deve fare un'organizzazione che si definisca tale, che rappresenti i lavoratori. Quello che è successo quindi va inquadrato in un contesto internazionale di aggravamento della crisi. A Shanghai c'è stato un crollo del PIL del 13%, ormai è crisi dappertutto, anche la locomotiva del mondo, la Cina, si è fermata, ci sono gravi problemi nell'accumulazione di capitale per i padroni, quindi si va a ricercare profitto ovunque si può, anche ritornando alla lotta di classe vecchio stile che non è mai finita, ma che in certa forma immaginaria era stata, come dire, sorpassata dagli eventi, anche in forme molto dure di lotta di classe. Questo è un esempio. Qui siamo in una città che in 150 anni di storia del movimento operaio ha conosciuto momenti alti e momenti tragici del movimento operaio inteso come lotta. Qui c'è stato il Genio Rosso, c'è stato l'Autunno Caldo. Sono mannaie queste che arrivano e che devono trovarci pronti per rispondere. Noi dobbiamo essere capaci in modo dialettico di utilizzare questi attacchi, di sfruttare la forza dell'avversario che è ancora molto più forte di noi per rispondere colpo su colpo. Da ieri sera c'è stato uno sciopero che ha fatto male. È stato uno sciopero generale, è stato uno sciopero nazionale nella logistica che non ha visto milioni di lavoratori in piazza, ma milioni di lavoratori in piazza non ci sono stati neanche nelle prime settimane in cui c'è stato l'attacco all'Ucraina. Però da ieri sera decine di migliaia di operai, soprattutto della logistica, si sono messi in movimento e hanno realizzato uno sciopero politico. Qua a Torino oggi hanno scioperato anche gli operai della Pirelli. Parliamo di gruppi di lavoratori, di avanguardie, così anche iniziata nella logistica, la lotta di classe fatta dagli operai 10-12 anni fa. E non è questione di siccoma su USB, perché vediamo che quando lo Stato attacca, attacca quelle organizzazioni sindacali che sono anche in grado, da un punto di vista di coordinamento delle lotte, di fare da riferimento. Noi rispediamo al mittente le accuse e anzi rilanciamo con lo sciopero generale, con lo sciopero nazionale, con i presidi nelle città, tutte le nostre rivendicazioni, ma allo stesso tempo siamo qui oggi per dire ai lavoratori che come operai bisogna organizzarsi. Non c'è delega, non c'è santo che tenga, nel momento in cui si va avanti non si va indietro, bisogna essere capaci come movimento operaio di riconquistare un'autonomia di classe per difendere le proprie condizioni materiali di lavoro e di vita, per migliorare queste condizioni e per diventare riferimento anche nella società, in quella società in cui si è i produttori di tutta la ricchezza che c'è. Quindi rilanciamo la lotta, innanzitutto con la solidarietà incondizionata ai compagni colpiti, ad Aldo Milani, il coordinatore nazionale del Sicopas, che si trova nuovamente sotto gli arresti, sotto inchiesta, dopo che già anni fa era stato coinvolto in una vicenda simile per certi versi altrettanto grave, era poi uscito pulito dal punto di vista processuale, ma c'era stato anche in quel momento una capacità di risposta operaia altissima, si era andati tutti sotto il carcere di Modena, se lo ricordano le prefetture e le questure del Ministero dell'Interno, di quelle centinaia di operai sotto il carcere di Modena che stavano per divellere le recinzioni. Oggi abbiamo dato un altro segnale, solidarietà ad Aldo, solidarietà ad Arafat, il coordinatore di Piacenza del Sicopas, a Carlo, il coordinatore di Piacenza del Sicopas, che già sono finiti agli arresti domiciliari poco tempo fa dopo gli scioperi ad Amazon nel polo logistico di Castelcicala San Giovanni, che è il più importante polo logistico italiano e uno dei più importanti di
Europa. Oggi era tutto fermo, c'è stato un grande corteo operaio. In quell'occasione lo sciopero da Amazon si era realizzato perché, tra le altre cose, era stata colpita una lavoratrice iscritta al sindacato, che era stata vessata a tal punto da essere rimasta scioccata e aver perso per diverso tempo l'uso della parola. Questo succede nel capitalismo e questo è lo sfruttamento. È naturale l'organizzarsi dei lavoratori. Gli scioperi sono quello che succede quando non se ne può più. Organizzarsi è il modo per trasformare la lotta economica in lotta politica. Quindi, assieme alla solidarietà a tutti i compagni colpiti, Densi Covas, LSB, a tutti i compagni colpiti dalla repressione, non soltanto in questo momento, come stamattina, anche adesso ci sono compagni della Scatasuna. A Napoli ci sono stati scioperi, presidi, un corteo nel centro città tra ieri notte e stamattina, erano tantissimi anche disoccupati del movimento di lotta 7 novembre, pure la Scatasuna, pure il movimento 7 novembre, a tanti compagni sotto arresto perché c'è l'accusa di associazione a delinquere, ma ci sono altre accuse che noi riceviamo in tempo, quella di violenza privata, perché la lotta di classe si fa danno su danno, lo sciopero è un danno, se no non c'è possibilità di ottenere un risultato concreto, di strappare conquiste come più salario, meno orario, più sicurezza, più libertà sindacale. Manifestazione non autorizzata, perché c'è qualcuno che vorrebbe che lo sciopero venisse annunciato un giorno prima, una settimana prima. Lo sciopero è una decisione che i lavoratori prendono come iniziativa sindacale, riconosciuta anche dalla Carta Costituzionale. Passiamo oltre in questo caso la Costituzione, con pezzo di carta. Qui siamo nella lotta di classe, lavoratori, padroni. Quindi rilanciamo anche con il presidio di oggi pomeriggio la lotta per un autunno di mobilitazione. Dobbiamo essere capaci, al di là della difficoltà del momento, di essere attivi nei luoghi di lavoro, nei magazzini, nelle fabbriche, di essere attivi nei quartieri per rilanciare la mobilitazione per l'autunno. Il governo stesso è in crisi, ci sono gli esecutivi in crisi in mezza Europa perché c'è una guerra nell'Europa e gli stati europei che la stanno sostenendo sotto l'ombrello dell'Alleanza Atlantica, la NATO, la stanno perdendo. Ci sono anche segnali di ripresa della lotta di classe in Europa, scioperi grandi. Settimane fa c'è stato lo sciopero dei lavoratori tedeschi nei porti, un'adesione altissima. Sempre poche settimane fa c'è stato uno sciopero in Gran Bretagna che ha coinvolto i lavoratori autisti di treni, di metropolitano, un'adesione altissima, anche in Francia è successo lo stesso. Qui dopo il 20 maggio c'è stato sciopero generale, c'è stata un'altra giornata di mobilitazione. Rilanciamo per l'autunno sulla base delle parole d'ordine, dell'opposizione alla guerra, all'invio di armi in Ucraina, al militarismo, al nazionalismo, dell'aumento di salario, della riduzione dell'orario di lavoro, più sicurezza, più libertà sindacale. Libertà sindacale significa libertà di organizzarsi, libertà di fare la protesta, con lo sciopero, con la manifestazione. Chi tocca uno, tocca tutti. Anche come Potere al Popolo vogliamo portare la solidarietà ai sindacalisti colpiti da queste misure repressive vergognose, a questo vergognoso atto di repressione nei confronti di chi lotta e di chi si organizza nei settori come quello della logistica, dove c'è il più alto tasso di sfruttamento in questo paese. Uno dei settori che si è dimostrato combattivo, conflittuale, che anche durante la pandemia ha saputo scioperare e ha saputo dire no di fronte a delle condizioni di lavoro che sono pari alla schiavitù. I lavoratori che si sono organizzati in questi anni, in queste decine di anni, perché il castello accusatorio che viene montato non riguarda soltanto le ultime mobilitazioni, l'ultimo anno di attività sindacale dei Sicovas e dell'Unione Sindacale di Base. Vengono messi sotto accusa decine di compagni, decine di attivisti che si sono mobilitati, che si sono schierati a fianco dei lavoratori che stavano combattendo e che si stavano organizzando con quelle organizzazioni sindacali conflittuali. Anche la nostra portavoce nazionale, Marta, è stata colpita da queste misure qualche giorno fa. Anche lei, come tanti, ha preso parte a quelle mobilitazioni di fronte a un attacco gravissimo, quello della morte di Abdel Salam, ammazzato dai dirigenti della GLS. In questo caso però, quelli che vengono accusati di associazione a delinquere, quelli che vengono messi in carcere, quelli a cui vengono date le misure cautelari, non sono i dirigenti e quelli che hanno premuto l'acceleratore investendo gli operai, investendo i sindacalisti, ma sono quelli che si sono organizzati.
Ecco, questo è un salto di qualità, è un salto di qualità perché ce l'hanno detto, c'è un clima attorno a noi che colpisce gli studenti, che colpisce i sindacalisti, che colpisce le organizzazioni anche in questa città che hanno diverse declinazioni, che hanno tanti interventi nei quartieri. Ecco, questo clima scaturito anche dalla guerra che viene portata da fuori, viene portata con le armi, ma viene portata anche all'interno, ancora una ben preciso, criminalizzare chi lotta e riscrivere la storia, perché la lotta di classe non è estorsione, è il motore della storia e questi signori se lo devono ricordare. I picchetti, gli scioperi sono le armi che i lavoratori hanno, ma avviene anche in un momento come quello di questi giorni in cui vediamo tutti chinare il capo di fronte a Draghi. Ecco, noi non ci inginocchiamo a Draghi, quello che si dimostra un esecutore di politiche antipopolari e che vuole tutti dalla sua parte, non ci interessa il teatrino che stanno facendo adesso in Parlamento per la fiducia di un governo che non è stato eletto e che sta portando avanti una guerra sia all'esterno che all'interno. Di fronte a questa situazione l'unica arma che abbiamo è quella di organizzarci e di rimanere uniti e lottare e schierarci per avere delle condizioni di vita migliori a partire da un salario minimo di 10 euro l'ora, continuare ad organizzarci e dire che scioperare è un diritto e che di fronte alla chiusura repressiva e autoritaria che questo governo che vede tutti d'accordo, dal centrodestra al centrosinistra e anche quelli che si dicono di sinistra, poi lo vediamo adesso come vanno a piangere da Draghi e chiedere di restare, di portare avanti delle riforme antipopolari, lo vediamo come si sta organizzando bene, noi non ci uniamo a questi orfani di Draghi, anzi rilanciamo sia per questa mobilitazione come è stata citata di questo sabato a Piacenza, ma più in generale per un autunno di lotta, combattivi, perché l'unica arma che abbiamo è organizzarci e continuare a lottare, quindi piena solidarietà ai sindacalisti e agli attivisti colpiti, dei Sicobat, dell'Unione Sindacale di Base e a tutti quelli che in questi giorni stanno venendo criminalizzati.